Ciao, sono Enzo del commerciale Italia Visa. Oggi presso la sala collaudo andremo a provare un GE da 500 kA con motorizzazione Dosa che andrà ad alimentare un nuovo stabilimento di un'azienda di Bergamo che lavora nel settore farmaceutico. Lascio la parola all'ingegnere Andrea Valenti che vi illustrerà le caratteristiche principali di questa macchina. Ciao, sono Andrea, Application Engineer dell'ufficio tecnico Visa. Adesso andiamo a vedere la dotazione tecnica di questo gruppo elettrogeno da 500 kV, 400 kW di potenza erogata. La macchina è dotata di un serbatoio da 950 litri che permette un'autonomia maggiore di 8 ore. È dotata di un prefiltro gasolio autoriscaldato, cioè permette di aumentare la fluidità del gasolio nella fase di filtrazione. È dotata di una scaldiglia con elettropompa di circolazione per mantenere caldo il motore nel momento della partenza, la macchina è più reattiva. È dotata di una pompa di circolazione elettropompa per il caricamento del gasolio automatico e in caso di default di una pompa manuale. Vediamo la parte elettrica di questo gruppo elettrogeno. L'alternatore, che non si vede, è dotato di un PMG, ossia un sistema che permette una regolazione della tensione più accurata e più fine. La macchina è dotata di un nostro quadro modello CP, in questo momento è in fase di collaudo, quindi ha una protezione speciale che protegge i nostri operatori nella fase di collaudo per le protezioni elettriche. La macchina è dotata di una scheda elettronica Guard Revolution che permette le logiche di gestione automatica, in questo caso della macchina. È dotata di tutti i sistemi di ausiliari per le scaldiglie che vi ho spiegato nel momento precedente e anche delle uscite aggiuntive che il cliente ha richiesto per contatti da gestire nel suo sistema di controllo. L'interruttore di potenza è dotato anche di un sistema di protezione differenziale tarabile in tempo e corrente. Ora, grazie a Marzio, procediamo al collaudo di questo gruppo elettrogeno. Seguendo tutti i test funzionali, faremo una messa in moto. Vedremo anche delle prese di carico e il comportamento di questo gruppo elettrogeno, però all'interno della sala di controllo. Siamo all'interno della sala di controllo. Alla mia sinistra ci sono due monitor. Quello di sinistra in particolare è collegato direttamente con la Guard Revolution e quindi con la macchina. Da lì io posso controllare tutti i valori, quindi la tensione del generatore, la tensione di rete, le temperature del motore e anche la sua pressione dell'olio. E soprattutto posso controllare lo stato di carico di potenza della macchina. In questo momento l'indicatore è a zero perché chiaramente la macchina sta girando a vuoto. Nel monitor di destra io andrò a fare il test vero e proprio. Andrò a impostare i valori di potenza della macchina e in automatico per alcuni secondi il test farà dal 25, il 50, il 75 e il 100% della potenza della macchina. Bene, abbiamo visto uno dei tanti collaudi che vengono effettuati sul 100% delle nostre macchine. Il collaudo ha avuto esito positivo, per cui ora la macchina verrà scollegata, portata nel reparto spedizioni dove verrà ripulita, inseriti tutti i manuali, le dichiarazioni, le etichette e la macchina sarà pronta per la spedizione. Bene, speriamo questo video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci sui social. Grazie di tutto, alla prossima. Ciao!